Buonasera a tutti, sono Silvia Censi, sono la responsabile vendite del mercato Italia per Euronda e ringrazio tutti i partecipanti per questo nuovo webinar, il secondo che facciamo. Lo facciamo, non parlerò io, ma parlerà il dottor Carloni Luigi, che presento. Dottor Carloni Luigi, dentista di Urbino, che ha un particolare interesse nel mondo dell'implantologia e nel mondo che tutto quel che riguarda il controllo e la prevenzione delle infezioni crociate. Col dottor Carloni ci siamo conosciuti virtualmente e da lì è nata una interessante collaborazione in cui Euronda sta chiedendo al dottor Carloni di aiutarci a spiegare come meglio possibile tutto quello che sta cambiando in questo periodo di pandemia e tutto quello che cambia per il mondo dentale, tutti gli operatori coinvolti, chi in un modo, chi in un altro, nella fase 2, quindi nella ripresa. Il bello della diretta ci è sempre piaciuto, non ci ha mai spaventato e questa mattina alle 9:46 sono uscite le nuove indicazioni operative per l'attività odontoiatrica fase 2 e quindi in tempo record abbiamo aggiornato e rivisto quello che era utile fare. E quindi lascio la parola al dottor Carloni, che ringrazio di cuore per questa sua disponibilità, per l'aiuto che ci sta dando e che sta dando a tutti voi, con la sua capacità e la sua abilità di semplificare, di rendere facile e meno complicato, perché ormai è diventato tutto complicato, semplifica le varie fasi operative e il lavoro del mondo dentale. Grazie, dottor Carloni, e più tardi ci ricolleghiamo per eventuali domande. Buonasera a tutti. Grazie Silvia, io ringrazio intanto per le parole di presentazione, poi fatemi ringraziare anche l'azienda che ha concesso nuovamente uno spazio, cioè la disponibilità di riprendere un discorso che avevamo un attimo già intrapreso con questa chiacchierata che avevamo fatto alla fine di aprile e che oggi riprende e si modifica e va ampliandosi per quelle che sono le nuove normative e che sono uscite, sono state pubblicate dal Ministero della Salute con le indicazioni operative per la ripresa in fase 2. E perché dico nuove normative? Perché quando ci siamo visti con il webinar precedente, tutti noi avevamo delle indicazioni ancora molto sommarie su quello che dovevamo fare per ripartire, su come dovevamo comportarci nei nostri studi, quali erano le prescrizioni che dovessimo rispettare per poter proteggere noi stessi e coloro che c'erano intorno. Ora, tutta quella fantasia italica, classica, che noi abbiamo, meravigliosa, che ci ha fatto vedere dentisti con lo scafandro, igieniste che lavoravano sotto bare di cellophane e cose di questo tipo, ecco, lo possiamo un attimo mettere da parte perché le indicazioni che arrivano dal Ministero sono finalmente chiare e ben applicabili. C'è stato un attimo in cui abbiamo avuto delle difficoltà nell'interpretazione di queste indicazioni, anche perché erano state modificate rispetto a quelle del tavolo tecnico presieduto dal professor Gerlone, in modo forse un po' soprappensiero, un po' leggero, in modo abbastanza complicato e penalizzante per la nostra professione. Ricordiamo che erano stati inseriti dei camici di PA di terza categoria, che sono camici praticamente inesistenti in commercio, non si riescono a trovare quelli con la normativa 14126. Bene, Silvia mi ha anticipato, con l'uscita delle nuove linee guida, il Ministero della Salute ha recepito le richieste dell'ANDI di ridurre la complicazione per quello che riguarda la gestione dei camici e tornare a quelli che sono stati i camici che abbiamo sempre utilizzato e che quindi poi vedremo nel discorso di questa presentazione. Quindi da dove partiamo noi oggi? Ripartiamo dalla prevenzione dell'infezione crociata, cioè il discorso che abbiamo già verificato la volta precedente. Perché lo riprendiamo? Perché effettivamente queste linee guida fanno questo, cioè abbiamo negli anni sviluppato un discorso, agli inizi 30-35 anni fa, il discorso di prevenzione crociata era affidato all'etica, alle capacità professionali del dentista, alle sue conoscenze di microbiologia, di igiene, e ogni dentista aveva sviluppato in questi ultimi decenni per l'appunto un suo protocollo. Man mano negli anni sono arrivate in aiuto delle normative. Queste
Queste normative erano veramente d'aiuto al dentista, perché? Perché mentre io posso riuscire a capire come eseguire una sterilizzazione, non sono in grado di capire se quell'autoclave è in grado di darmela, o non sono in grado di capire se quel camice è in grado di proteggermi da microrganismi che possono passare al di sotto. Le norme che sono uscite negli anni hanno man mano codificato tutto un sistema che poi, riassunto nelle linee guida ISPE sulla sterilizzazione, ha dato quello che doveva essere la modalità operativa corretta. Che cosa è cambiato adesso? Quello che abbiamo già detto, è arrivata questa nuova figura che è il Covid-19 e ha cambiato un pochettino le carte in tavola. Abbiamo già visto in che modo le aveva cambiate e le linee guida ministeriali oggi sono dirimenti sul modo in cui dobbiamo comportarci nel modo migliore per proteggere noi e gli altri proprio dall'infezione crociata. Quindi l'altra volta vi ho presentato questa diapositiva che ho ripreso. Perché l'ho ripresa? Perché un po' ironicamente avevo valutato il passaggio dal medico che vedete della Grande Guerra sulla sinistra, protetto in un certo modo dai pericoli della sua professione, al chirurgo sulla destra, alla chirurga, mi si perdoni, sulla destra, che in modo molto più agile, ma molto ben più protetta, eseguiva la sua professione, e c'è stato un attimo in cui sembrava che fossimo tornati dalla diapositiva di destra a quella di sinistra, e cioè fossimo tornati a proteggerci in modo eccessivo, per l'appunto questa dei camici di terza categoria. Perché c'era bisogno di questa, e c'è bisogno di questo livello di protezione? Perché sia il New York Times, a suo tempo, diverse settimane fa, sia il Ministero della Salute individuano nel dentista una figura ad alto rischio. Da 0,4 siamo 4, quindi probabilmente la figura più rischio in assoluto. E la cosa sembra buffa, perché in realtà sono i nostri pazienti ad avere paura. E come ho detto nell'altro webinar, se c'è una categoria che non deve avere paura è il nostro paziente, perché è protetto completamente. Siamo noi come categoria che dobbiamo proteggerci perché siamo quelli a rischio, ma il paziente non lo percepisce. E quindi c'è un attimo da far capire come funziona tutto un sistema di prevenzione dell'infezione crociata, non solo per noi stessi, per chi recidive, ma anche per i pazienti. Quindi oggi abbiamo ricevuto le indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid-19. Queste indicazioni, le nuove, le ultime versione, è uscita questa mattina intorno alle 10 e le abbiamo già applicata, abbiamo già letta, l'abbiamo studiata qui nel nostro studio, ci piace rivedere queste cose, e l'abbiamo già applicata in questo webinar che ieri era pronto con le normative precedenti. Quindi c'è stato un po' di movimento per riuscire a identificare quelli che erano i cambiamenti che per fortuna questa volta ci alleggeriscono sia mentalmente che fisicamente. Questo perché? Perché nella scena è comparsa una terza parte che non era mai comparsa nella prevenzione dell'infezione crociata ed è l'INAIL. E l'INAIL qualche settimana fa ha dichiarato, mi pare il 20 di aprile se non vado sbagliando, che il Covid-19 è un infortunio sul lavoro. Ok. Che cosa significa questo? Che se da un lato è una presa di posizione molto interessante per i medici, ed è stata fatta per loro, che lavorano nei reparti Covid e che quindi nel caso avessero contratto la malattia sarebbero stati tutelati dall'INAIL e non dall'INPS, quindi non per malattia ma per infortunio, tuttavia nel momento in cui una patologia è classificata come infortunio sul lavoro si crea un automatismo. Questo automatismo che cosa dice? Che se il dipendente si ammala di Covid, il datore di lavoro ne è responsabile, civilmente e penalmente. Questo ha mandato un attimo in paranoia tutto il mondo del lavoro, perché questo automatismo diventava veramente pesante, perché come si può dire che il dipendente ha preso il Covid sul posto di lavoro e non l'ha preso invece magari andando a passo, facendo la spesa, facendo la movida, come stanno facendo in questi giorni i ragazzetti di seguito. Ecco, l'INAIL per fortuna si è poi affrettata a dare una risposta, grazie al cielo ha chiarito un pochino questa cosa, dicendoci: il datore di lavoro, questo aperto virgolette perché cito testualmente l'INAIL, risponde penalmente, civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o colpa. Quindi non esiste questo automatismo tra il dipendente, il lavoratore che si ammala di Covid e la responsabilità del datore di lavoro. Ma comunque rimane il fatto che il datore di lavoro è responsabile per dolo o colpa. Che cosa significa tra le righe? Che senza voler mandare in ansia nessuno, in ogni caso verrà richiesto al datore di lavoro di dimostrare di aver agito nel modo, che conosciamo bene in medicina legale, qui non è corretto, ma per capirci, si è agito in modo diligente, prudente e perito, cioè ha messo in opera tutte le sue misure di prevenzione, tutto quello che era stato richiesto? Sì, ma come lo dimostriamo? Soltanto nel momento in cui abbiamo la certezza di quello che ci viene richiesto. Perché fino a qualche giorno fa questa certezza non l'avevamo
era stato creato un DVR dall'ANVI sotto propria responsabilità, era stato creato questo tavolo tecnico che aveva dato indicazioni al Ministero, il Ministero ha dato indicazioni che non erano proponibili, cioè non potevano essere seguite. E ribadisco quella questione del camice di PA di terza categoria. Se mi dai un dispositivo di protezione che non è in commercio e non è reperibile in commercio, perché tutti commercializzano camici di alta categoria, io non posso proteggere il mio dipendente, non posso proteggere me stesso. In realtà probabilmente lo proteggo lo stesso e quindi per fortuna il Ministero ha rivisto in modo molto correttivo e molto logico questo punto e ha tolto i DPA di terza categoria, i camici DPA di terza categoria. Quindi oggi, per fortuna, rispetto alle 9 di questa mattina, abbiamo la possibilità di veramente ottemperare alle norme che vengono richieste per proteggere il lavoratore, che sia il dipendente o il collaboratore, ossia noi stessi, perché ricordiamoci che siamo grandini come età, la maggior parte dei dentisti siamo la categoria più a rischio come età e come categoria lavorativa. Quindi, che cosa bisogna fare? Prese le norme, le linee guida del Ministero, è indispensabile predisporre l'integrazione al DVR. Allora, l'ANDI ha già fatto un lavoro meraviglioso proponendoci, a noi soci, io sono socio ANDI, chi non lo è, magari riesce a recuperarlo anche diversamente, e ha già proposto un DVR molto dettagliato, molto ben fatto. L'invito è a integrare questo DVR con le specifiche che poi ogni studio può mettere in atto. Perché dico specifiche che ogni studio può mettere in atto? Perché adesso qui entra un piccolo contrasto con quello che ho detto alla diapositiva precedente, e cioè ho detto che abbiamo delle linee guida, finalmente abbiamo delle linee guida, possiamo ottemperare delle linee guida ministeriali, ma siamo obbligati a farlo? Decisamente sì. In tutti i dettagli? Sì. Perché? Perché certi dettagli, in certe situazioni, possono essere così penalizzanti per il dipendente, e poi vediamo che cosa significa questo, che possiamo disattendere alcune delle indicazioni del Ministero della Salute, a condizione che lo specifichiamo nel DVR e ne specifichiamo la motivazione. Quindi il DVR viene ricostruito su indicazioni delle linee guida del Ministero, usate anche quelle dell'ANDI che sono meravigliose, ma vengono ricostruite specificatamente per ogni singolo studio e per ogni singola situazione. Quindi di che cosa parliamo oggi? Del flusso di lavoro, quello che è il nuovo flusso di lavoro, ma è un flusso di lavoro che già conosciamo, ma lo ricorreggiamo esattamente come dicono le linee guida, e a questo punto abbiamo creato quello che nel nostro studio è il video di DVR. Che cosa vuol dire? Che questa nuova situazione ci impone di formare e informare i lavoratori del nostro studio, per esempio. Non è semplice, perché nel momento in cui è un gioco che mi piace, di cui mi piace parlare sempre. Se io chiedo a qualcuno che non conosce la bottiglia di Coca-Cola di capire come è fatta in base a una descrizione fatta verbalmente, e cioè gli dico descrivi la bottiglia di Coca-Cola e lui sa riprodurla disegnandola, non ci si riesce, è impossibile. Ma se faccio vedere la bottiglia di Coca-Cola a qualcuno, non la dimenticherà per tutta la vita, perché è talmente particolare che non la può dimenticare. Ecco, quello che mi ha voluto fare il nostro studio è che se io do una serie di informazioni, cioè una serie di tappe, che il nostro dipendente deve rispettare per poter fare una corretta, per esempio, vestizione o svestizione. Un conto è leggere una serie di passaggi e cercare di immaginare proprio mente come rispettarli. Un conto è vederlo fare e nel momento in cui lo si vede fare, lo si impara. Quindi nel nostro studio la nostra formazione e informazione al dipendente è passata da un documento scritto a un documento video. E questo via documento video riprende esattamente le linee guida che sono state esposte dal Ministero della Salute. Quindi, se riprendiamo quelle che è l'infezione crociata, l'importante è avere il blocco dal paziente che entra infetto in studio e può contaminare chiunque si trovi dentro l'attività lavorativa. E quindi è fondamentale l'identificazione del caso. Il caso come si identifica? Attraverso il triage. Che cosa significa caso? Dunque, qui già leggere le indicazioni delle linee guida ci vuole un attimo, bisogna sedersi e leggere 4 volte perché non sono così chiare. Comunque il caso, quindi il caso Covid, quello che non deve mettere piede in studio, può essere o sospetto o probabile o confermato. Quando è che è sospetto? Deve avere almeno uno di questi 3 sintomi, o febbre, o tosse, o dispnea, o può averli anche tutti e 3, in questo caso non è sospetto, va a casa. Però non è sufficiente che abbiamo questo sintomo. Uno di questi sintomi deve essere associato a uno, non c'è nessun'altra spiegazione per quel sintomo.
quindi il sospetto che sia Covid. Due, ha questo sintomo e ha viaggiato in una zona ad alto rischio, oppure tre, è stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato. Togliendo il caso probabile o confermato, che sono casi che hanno fatto test di laboratorio, nel primo caso il test è di risultato dubbio, quindi è in attesa di ripeterlo. Nel caso invece del caso confermato, il test di laboratorio ha confermato la diagnosi, il paziente ovviamente non esce di casa. Cosa vuol dire stretto contatto? Ecco, stretto contatto è, per esempio, un operatore sanitario che lavora in un reparto Covid, che è venuto a contatto quindi con dei malati Covid e che presenta uno di quei tre sintomi. Oppure una qualunque persona che è stata in un ambiente chiuso, che sia un mezzo di locomozione tipo un autobus, una stanza chiusa o in casa addirittura, con un malato probabile o confermato di Covid. Perché faccio questa piccola distinzione con lo stretto contatto? Mi perdonerete, non sono riuscito a rispondere a tutte le domande del webinar precedente e ce n'era una molto specifica di qualcuno che mi ha chiesto: ma come mi devo comportare nel caso che un'infermiera che lavora nel reparto Covid mi viene in studio per un'urgenza? La devo fare o no? Sì, la fai a condizione che non abbia né febbre, né tosse, né dispnea. Ok? Se invece ha uno di questi sintomi ed è associato al fatto che ha avuto uno stretto contatto, è un caso sospetto, in studio non ci deve entrare. Quindi il triage, l'ho detto l'altra volta, lo ribadisco, è feroce, nel senso che deve assolutamente garantire che chi entra in studio possa avere comunque il Covid, perché può essere un cosiddetto portatore sano, anche se il termine è sbagliato, abbiamo già passato l'altra volta, lo ripassiamo, ma comunque possa essere soltanto quel tipo di caso e non un caso tipo Covid. Quindi il triage fa questa serie di domande e questo è il triage che trovate esattamente sulle linee guida. Lo copiamo, lo prendiamo e lo facciamo prima telefonicamente al paziente e poi glielo diamo da firmare nel momento in cui torna in studio. Ed è importante che sia fatto in due passaggi, perché nel momento in cui viene fatto in due tempi diversi, prima al telefono al momento dell'appuntamento, poi viene ripetuto nel momento in cui arriva in studio, abbiamo anche un confronto tra le due situazioni e il paziente rimugina e ripensa a quello che è successo e riesce a ricordare magari i dettagli che gli sono anche stati. Questo è preso dal DVR Andy e quello che abbiamo, diciamo così, personalizzato nel nostro studio. L'allegato, invece, il numero 5 che trovate alla pagina centrale di sinistra, è il consenso che il paziente deve esprimere adesso al dentista e deve dare la firma. Nel caso di minore, poi deve essere leggermente implementato. Ma questi sono i fogli che il paziente firma quando entra in studio. Quindi, a questo punto, vediamo che succede quando il paziente entra in studio. E cioè, il paziente deve entrare con la mascherina sul viso, quindi se la segretaria lo fa entrare senza mascherina sul viso, trova senza, gli deve fornire una dopo avergli fatto una bella lavata di testa. E la prima cosa che viene fatta è la misurazione della temperatura. La segretaria ha soltanto mascherina e guanti, non ha né cuffia né schermo, non servono. Però attenzione, quando io dico che la prima cosa da fare è la misurazione della temperatura, la prima cosa da fare è la misurazione della temperatura. D'accordo? Dopodiché passiamo alla seconda fase. Qual è? Qui compare un sacchetto. Adesso ve lo spiego. E cioè la segretaria dà un sacchetto al paziente e il paziente si sveste e tutti i suoi effetti personali, adesso arriviamo all'estate, magari ne tra di meno, li mette in questo sacchetto. E dopo averli messi in questo sacchetto va a disinfettarsi le mani. Perché compare il sacchetto? Il sacchetto compare, ma non nelle linee guida. Compare negli allegati. A un certo punto si dice, nell'allegato di linea guida, che il paziente deve entrare nella sala operativa e mettere tutti i suoi effetti personali dentro questo benedetto sacchetto. Mi spiace, il video è un pochettino a tratti, probabilmente il mio collegamento non è dei migliori, la mia linea internet. Dicevo che il sacchetto va a un certo punto fornito al paziente. In quale momento? Nell'elaborazione delle linee guida, nel nostro studio abbiamo deciso che va fornito subito, in modo che tutto quello che può essere, tra virgolette, sporco, il paziente lo mette dentro questo sacchetto, pulisce le mani, prende il sacchetto che è pulito, l'abbiamo fornito noi, e a questo punto rimane pulito. D'accordo? Dopodiché il paziente passa a firmare quello che è il foglio anamnestico, lo trovate come allegato 4 delle linee guida, e firma l'informazione e il consenso ai dati Covid. Questo secondo l'allegato 5 che avete visto poco fa del Comitato Tecnico Scientifico e delle linee guida ministeriali. Dopodiché il paziente ha finito la parte burocratica e si può sedere in sala d'attesa.
E quindi passiamo alla seconda fase. Il paziente entra. Quindi viene chiamato dalla segretaria, dall'assistente, scegliete ogni studio la sua organizzazione. Questo è costruito per il nostro studio, per i nostri dipendenti che devono vedere come funziona. Tra l'altro ringrazio la segretaria, assistente, tutto quello che fa, la dottoressa Giuditta, collaboratrice giovanissima dello studio, che si è prestata a fare da attrice per fare tutte le fasi dello studio e impersonare tutti i personaggi che sono nello studio. Quindi il paziente, prima di entrare, avete visto che disinfetta le mani, per quale motivo? Non sappiamo se ha giocato con il cellulare o se ha attaccato qualche cosa mentre era lì. Ed entra in sala operativa dove trova l'assistente già vestita. E a questo punto l'assistente veste il paziente. Com'è preparata l'assistente? Intanto è preparata in modo essenziale, perché il paziente può fare due tipi di terapie, di prestazioni. Quelle senza aerosol, per esempio un banale visita di controllo, oppure quelle con aerosol, e quindi sarà un pochettino più complessa. Quindi l'assistente è vestita con un normale camice, ha la mascherina, ha la cuffietta, ha lo schermo e ha i guanti. Al paziente viene messa una mantellina e abbiamo tolto le catenelle, non le abbiamo tolte noi, vanno proprio tolte. Il paziente tiene la mascherina sul viso finché non gli viene detto, dopodiché fa gli sciacqui. L'ultima volta abbiamo discusso se lo sciacquo andava fatto o non andava fatto, era ancora qualcosa in discussione, di nuovo non c'è più nessuna discussione. Va fatto uno sciacquo con acqua ossigenata per 30 secondi, vostro preferite con iodopovidone, poi un secondo sciacquo con clorexidina, quello classico che abbiamo fatto sempre, per un minuto dopo lo sciacquo con acqua ossigenata. Il paziente rimette la mascherina e si mette in attesa di iniziare in qualche modo la prestazione. E adesso qui però comincia. C'è una piccola discrepanza, che è questa. Questo è il paziente vestito con le due diverse possibilità di terapia, e cioè a sinistra quando fa una normale prestazione tipo visita o controllo. Quindi che cos'ha? Una mantellina, ribadisco, senza catenella, la mascherina che poi toglierà, ma soltanto semplicemente solo la mantellina, niente di che. A destra la situazione è più complicata, tra virgolette. Perché? Perché nel momento in cui facciamo una prestazione con aerosol viene richiesto, esplicitamente richiesto, anche qui non c'è una scelta se fare o non fare in questo modo, scusate, dicevo, viene richiesto che il paziente abbia una cuffietta, degli occhiali protettivi e dei calzari. Lasciatemi dire che su questo sono un pochettino critico. Qualcuno dovrebbe spiegarmi il perché della cuffietta in una prestazione aerosol che coinvolge il paziente. Cioè, in pratica stiamo proteggendo i capelli del paziente dal suo stesso aerosol fatto con la propria saliva. Non ha molto senso. Ma a prescindere da questo, gli occhiali che vedete rossi sono quelli che noi usiamo nel nostro studio. Ai pazienti da una vita forniamo gli occhiali da sempre, li forniamo rossi perché molti si lamentano della luce sugli occhi, ma non è importante, voi fornite la protezione che preferite, dovete mettere una protezione per gli occhi al paziente, un paio di occhiali. E a questo punto però il problema si pone per le calosce. Come sono arrivate le calosce qui? Se il paziente può entrare per un controllo e poi decidiamo di fare una prestazione con aerosol, a questo punto qualcuno deve andare a prendere le calosce e vestire i piedi del paziente. Allora, forse la cosa più semplice, e qui ognuno si organizzi nella migliore per le specifiche flussi del proprio studio, che le calosce vengono messe direttamente all'inizio, all'ingresso del paziente, ogni paziente che entra, indipendentemente dalla prestazione che deve fare, mette un paio di calosce e la terminiamo qua. Mentre invece la cuffietta e gli occhiali li forniamo, dato che oggi tutto il mondo usa un costo, forniamo quel qualcosa in più nel momento in cui decidiamo di fare quella prestazione in più. Quindi oggi tra l'altro esiste questa nuova possibilità che a me piace moltissimo, questi teli in plastica, quindi completamente impermeabili, che mi hanno fatto vedere da poco tempo, sono molto interessanti, e anche le calosce le trovo molto interessanti perché coprono, ma mi piacciono da morire perché c'è una cosa che l'azienda che li produce, indovinate chi è, non ha pensato e invece a me piace tanto, per cui spingo per questo. Se voi leggete bene le linee guida, vedete che oltre al camice monouso, che quindi va tolto ogni volta da parte del dentista, quindi anticipo una cosa che dirò più avanti, ma l'anticipo adesso perché mi piace la mantellina, il dentista può anche lavorare con dei manicotti e un grembiule o qualche cosa che lo copra davanti, che sia completamente impermeabile. Quindi l'uso di questa mantellina può sostituire il camice monouso o perlomeno ridurre il numero dei camici monouso che utilizziamo. Adesso l'azienda mi picchia perché gli propongo le mantelline ma gli cavo dei camici, quindi non so cosa preferiscono. Dopo Silvia, quando finiamo, se vuoi picchiarmi me lo dici in privato. A prescindere dalle battute, scusate tra me e Silvia che ci vogliamo bene ormai, però effettivamente questa idea delle mantelline mi piace tantissimo ed è una cosa che sto valutando di prendere per me stesso oltre che per i pazienti.
Quindi il paziente come vestito? Mette il camice? Non lo deve mettere, non è richiesto da nessuna parte. Ho visto pazienti vestiti con i camici, non serve. Serve una mantellina e non ci deve essere la catenella. La mascherina, sì, la sua, sempre sul viso, la toglie l'operatore, che sia il dentista, l'assistente o l'igienista. La cuffietta, sì, la mette se previsto il aerosol. I calzari, sì, se previsto il aerosol. Gli occhiali protettivi, sì, se previsto il aerosol. A questo punto, nel flusso di lavoro, nel nostro studio, i calzari li mette quando entra e non ci pensiamo più, perché non vado a vestire i piedi del paziente una volta che si è messo in poltrona. Non ha molto senso. Poi il paziente finisce la sua prestazione e torna in segreteria. La segretaria come vestita? In modo molto semplice. Ha la mascherina, i guanti, ma una cosa importante, o ha uno schermo in plexiglass, oppure ha uno schermo davanti al viso. Quello lo deve comunque avere nel momento in cui ha un contatto diretto col paziente nelle fasi burocratiche. Il paziente si deve ridisinfettare le mani, espleta le pose burocratiche, paga, usa il posto, eccetera, poi la segretaria dovrà un attimo rimettere a posto tutto quanto. I guanti della segretaria sono monouso, esattamente come i guanti dell'assistente, cioè ogni paziente vanno cambiati. L'assistente ripassa il gel per disinfettare le mani. Per quale motivo? Perché sarà la segretaria poi che accompagna il paziente, gli apre la porta e lo accompagna all'esterno. Il paziente non tocca niente, nessuna maniglia, nessuna porta. Noi abbiamo un'apertura di porta scorrevole a movimento, non a pulsante, è una cosa che ci era piaciuta tempo fa, ma non è importante. E il paziente poi viene accompagnato all'uscita dall'assistente. L'assistente fa uscire il paziente e poi è importante che faccia una cosa, perché comunque il paziente quando è entrato l'ha toccata e l'assistente l'ha fatto, scusate, la segretaria l'ha fatto pure lei, passa a pulire la maniglia. Ops, sono andato troppo avanti. Ecco, passa a pulire la maniglia e poi ripassa con il gel disinfettante anche le sue mani. Ecco qua. Quindi, l'assistente come vestita a questo punto? Abbiamo visto come è vestito il paziente. Vediamo come siete l'assistente e di fianco vedete come deve essere preparato il tavolo per le operazioni che andiamo a effettuare sul paziente. E cioè abbiamo due aree, coltellino blu, l'area più verso di noi che vediamo è quella operativa in cui sono pronti tutti gli strumenti operativi, l'area più verso il lavello è quella invece per l'assistente dove ci sono gli sciacqui, gli aspiratori e quello che può servire a lei per poi anche vestirsi e svestirsi. Quindi l'assistente è vestita, nel momento in cui abbiamo una prestazione senza aerosol, con mascherina, schermo e cuffietta e la sua normale uniforme e i guanti ovviamente, quando invece abbiamo una prestazione con aerosol, allora a questo punto abbiamo un camice, sovracamice e abbiamo semplicemente sovracamice, scusate, andavo troppo avanti. Ecco, qui è importante capire che il sovracamice è tornato a essere un normale sovracamice. Quale? Quello che vi piace di più finalmente. Quindi potete sceglierlo nella vostra preferenza in base a quello che trovate anche in vendita e che le aziende vi possono proporre. Quindi a questo punto andiamo a vedere come si deve vestire il dipendente, cioè l'assistente. La vestizione ha un processo ben preciso e cioè comincia non a caso da quello che volete ma da quello che dicono le linee guida e quindi comincia dal camice. E adesso io vi ho lasciato il filmato per intero perché poi alla fine discuteremo di una piccola cosa. Cominciate a vedere quali sono i tempi, ma già tutti l'avete sperimentato, di vestizione e soprattutto di svestizione nel caso di una prestazione con aerosol. E poi ritorneremo sulla prestazione con aerosol e senza aerosol perché le abbiamo ridivise rispetto al vecchio webinar dove c'era la possibilità di usare la diga di gomma e trasformare una prestazione con aerosol in una senza aerosol. Questa distinzione è stata cancellata. Ma torniamo alla nostra vestizione. Quindi l'assistente mette per prima cosa il camice. Come seconda cosa mette una mascherina FFP2. Non c'è scelta, non c'è la chirurgica. Se facciamo una prestazione con aerosol è una FFP2. La adatta bene al viso e poi mette la cuffia. La cuffia è sempre obbligatoria? Sì. Deve essere monouso in TNT? Sì. La cuffia può essere anche di cotone. Ma se è di cotone, comunque, ci deve essere una sovracuffia in TNT. Quindi la cuffia in TNT è obbligatoria. Poi l'assistente mette lo schermo. Alla fine, prima di mettere i guanti, passa il gel disinfettante, che ovviamente è in tutte le stanze operative, ed è in tutte le stanze ormai dello studio, compreso il mio ufficio, compresa la sala sterilizzazione, il gel disinfettante è dappertutto.
E adesso ovviamente qui abbiamo accelerato un pochettino il lavaggio delle mani, di cui vedevo più correttamente. Ricordatevi che tutto questo è fatto perché lo veda un assistente e impari come deve vestirsi in modo corretto. Ora, la vestizione non è un grande problema, è vero che c'è una sequenza da valutare, però è tutto pulito e se anche c'è un errore nella sequenza non succede niente. D'accordo? Vediamo un attimo come si fa la disinfezione delle mani perché l'abbiamo vista sempre accelerata. È molto veloce anche in questo caso, deve durare quanto? Almeno 30 secondi. La conoscete tutti, questa è fatta di nuovo perché la vedono gli assistenti, imparino bene, si fa il dorso delle mani, si fa il palmo, prima palmo delle mani, poi il dorso intrecciato, dopodiché passiamo a fare il palmo all'interno, la punta delle dita, i pollici e tutto quello che deve essere fatto per arrivare ad avere le mani completamente disinfettate. E questo lo fate sia che laviate le mani con acqua e sapone, sia che lo facciate con un gel disinfettante. A questo punto però viene la parte un pelino più delicata, che è la svestizione. La svestizione deve essere fatta in un modo corretto. Ci sono più modi per farla. Noi abbiamo individuato questo ed è anche forse un pochettino qualche cosa di più rispetto a quello che viene guida, però poi vi spiego perché l'abbiamo scelto. Allora, innanzitutto l'assistente si toglie i guanti contaminati e avete visto che lo fa in un certo modo, poi lo rivediamo in grandito. Si passa il gel sulle mani. E a questo punto va ad aprire la finestra. La finestra viene aperta con le mani pulite, guanti tolti e gel disinfettante. Poi l'assistente ritorna nella sua postazione e continua, scusate, la svestizione. A questo punto la linea guida dicono che può continuare a fare la svestizione a mani nude. Noi abbiamo preferito pensare di mettere un nuovo paio di guanti. Per quale motivo? Perché se no l'assistente si passa il gel disinfettante 25 volte sulle mani, se le scarnifica. Il gel disinfettante è il 70% di alcol, è potente. Quindi cosa fa? Si toglie lo schermo, si passa il gel sul guanto che ha rimesso, quindi il guanto è pulito, l'ha toccato qualcosa di sporco come lo schermo, l'ha ripulito e ogni volta pulirà il guanto e non le sue mani. E quindi rimarrà un pochettino più protetta a livello di epiderme. Toglie il camice prendendolo dall'esterno e arrotolandolo su se stesso dall'esterno. Domande che mi sono state fatte, ma il camice lo posso riutilizzare? No, il camice è monouso. Ma il camice lo posso tenere tutta la giornata? No, le linee guida dicono che il camice va cambiato ogni paziente, non si può tenere tutta la giornata. Questo richiede un ricambio di camici veramente importante. E per fortuna hanno tolto la norma, sono 14126 perché era proibitiva. Poi ripassa di nuovo il gel sulle mani, toglie la cuffietta, quindi ogni passaggio che fa, ripassa il gel sulle mani, perché ogni passaggio ha toccato qualcosa di sporco. Non ripassa il gel sulle mani, ripassa il gel sui guanti. L'ultima cosa che toglie è la FFP, che può essere riutilizzata. Quindi l'appoggia in un contenitore, abbiamo trovato queste vaschette, non si dice dove, ma il più grande fornitore di mobili svedese, queste vaschettine cui viene appoggiato il tutto. E perché? Perché da lì si può riprendere l'FFP e rimettere e utilizzarla per 6 ore. Sul fianco vi ho messo la reazione dei locali perché è un altro dei discorsi che vengono portati spesso, le domande che mi vengono fatte spesso. La reazione del locale, avete visto che va a aprire la finestra il dipendente ancora prima di svestirsi, deve essere fatta per almeno 10-15 minuti dopo ogni paziente. E l'altra domanda che viene fatta, anche questa sulle linee guida, quindi non stiamo più dando le nostre interpretazioni. Tutto quello che vedete non è più una nostra interpretazione, sono le linee guida del Ministero, le indicazioni del Ministero. La reazione del locale, abbiamo detto 10-15 minuti per ogni paziente. L'aria condizionata può essere accesa? Sì. I filtri vanno puliti ogni settimana. Anche qui ci hanno tolto ogni dubbio. L'aria forzata? Sì. Se non c'è la finestra nella stanza ed è permesso avere aria forzata, il ricambio deve essere di 39,6, non chiedetemi perché 39,6, metri cubi all'ora per persona. Quindi non per stanza, ma per persona. Se in quella stanza soggiornano tre persone, medico, assistente e paziente, sono 100 metri cubi per ora, non è una cosa da poco, quindi l'aria forzata è un qualche cosa di abbastanza complicato. Come si tolgono i guanti? Semplice, si pinza il primo guanto, si infila il dito sul secondo guanto, si rotola su se stesso e si toglie. Quindi l'avete visto fare velocemente prima dalla dottoressa, l'avete visto rifare adesso da me, non è difficile, lo fate vedere ai vostri dipendenti, lo imparano in 60 secondi. A questo punto riprendiamo un attimo tutto quello che è la vestizione dell'ASO, del dentista e dell'igienista. Perché li ho messi tutti e tre insieme? Perché di nuovo, anche qui non c'è più fantasia. Le igieniste stanno impazzendo perché
Se vanno nello studio X, le igieniste di solito collaborano in più studi, anche collaboratori, gli impongono un certo tipo di vestizione. Nello studio Y, un altro tipo di vestizione. In quello Z non ne parliamo. Quindi sono anche loro abbastanza sbalestrate da riuscire a capire esattamente come devono comportarsi e vestirsi. Le linee guida hanno fatto tabula rasa, e cioè il dentista, l'ASO, l'igienista e il collaboratore si vestono tutti allo stesso modo. Punto. Se non c'è aerosol, abbiamo visto precedente, se c'è aerosol, in questo modo. Quindi un uniforme più un sovracamice monouso, questo camice deve essere cambiato dopo ogni prestazione e gettato. Oppure, se in TTR, che significa tessuto tecnico riutilizzabile, va riutilizzato secondo le indicazioni del produttore. Perché ci sono camici TTR che si utilizzano 50 volte, alcuni 80, non ha importanza, vedete che cosa volete utilizzare, ma queste sono le due dirimenti. In alternativa, e qui lo lascia come possibilità, ma non più come obbligo, potete usare, e qui non ho fatto il tempo a scrivere sulla diapositiva, potete usare un camice DPI di terza categoria marchiato 14126. Chi lo trova me lo faccio sapere perché ha vinto la lotteria, perché non si trovano. La mascherina, in questo caso, deve essere chirurgica se la prestazione non produce aerosol. FFP2 o FFP3, e qui, esempio, è uno dei casi in cui, discutendo con il vostro dipendente, il medico del lavoro, dovete valutare se è il caso di usare questo tipo di mascherina oppure no. Per quale motivo? Perché, per esempio, usare una FFP2 su un dentista o un assistente di una certa età, anche con anche delle patologie pregresse, e se lo usate e questo dipendente va in ipossia, gli fate un danno maggiore rispetto a quello da cui lo volete proteggere. Perché è vero che il Covid è brutto, ma è anche vero che il nostro paziente ha fatto il triage e che noi siamo già ben protetti anche con la mascherina chirurgica. Quindi, col medico del lavoro, bisogna valutare e decidere insieme se il benessere del lavoratore è compatibile con l'uso di certi tipi. Quindi, magari con l'uso di una FFP3, che consiglio assolutamente a tutti, l'FFP2 è quella richiesta, e comunque, vi faccio l'esempio mio, ieri l'altro ho lavorato una mattina con la FFP2, a fine mattinata l'avevo già provata già nel precedente webinar, l'ho riprovata e la uso praticamente quotidianamente, ma in modo spezzettato. Adesso mi è capitato di usarle per ore continuative, la mia ossigenazione era andata in ipossia totale, io ho 60 battiti al minuto e ho arrivato a 110 battiti al minuto, cioè mi mancava veramente l'aria. Quindi devo chiedere anch'io al medico del lavoro se posso usare la chirurgica e togliere questa maledettissima FFP2. Guanti, si è parlato di guanti, due guanti, no, un solo paio è sempre monouso, cioè si butta via, sempre, chiunque guanti in studio. In qualunque tipo di prestazione, avete visto anche la segretaria. La cuffietta, sempre, prestazione senza aerosol o con aerosol, non cambia, monouso, non si mette se qualcuno preferisce usare la tuta. Vanno messi degli occhiali, se si usano devono essere DPI di seconda categoria, per la N166, se si usa una visiera, DPI di terza categoria, N166. I calzari possono essere utilizzati in due modi. Se usate delle calzature lavabili, per esempio degli zoccoli in plastica, potete lavarli e usare soltanto i vostri calzari classici, i vostri zoccoli, per esempio. Se invece non sono lavabili, tipo scarpetta da ginnastica, allora dovete usare calosce monouso. Di nuovo, questi non servono se si usa una tuta. Quindi la tuta sostituisce il camice, la cuffietta e i calzari. Però la tuta, onestamente, è abbastanza pesante. La segretaria, invece, cos'è? Lei è più fortunata perché respira, perché è sufficiente che abbia una mascherina chirurgica, deve essere chirurgica, quindi una N14683, come camice usa la sua uniforme, deve avere i guanti che mette in occasione trasferimento di denaro, banco, documenti, e i guanti devono essere solti a norma 420, 455, 374, gli stessi che usano nella sala operativa. Deve avere un distanziamento, però, questo distanziamento, come ho detto prima, è o una barriera in plexiglass, oppure, se questo non è presente, magari non esiste un bancone di segreteria o che altro, deve indossare uno schermo degli occhiali. La cuffia non è richiesta. A questo punto, ritorniamo un attimo indietro. Che camice usa il dentista, l'igienista, l'ASO? Un camice in TNT. Allora, adesso la dizione che troviamo sulle linee guida mi piace tantissimo. L'ho riportata pari pari, copiata. Il camice deve essere in TNT, prodotto con caratteristiche in grado di assicurare filtraggio e idrorepellenza adeguati. Punto. Non è richiesto nient'altro. Magnifico. Si sono addirittura dimenticati, e non andate a dire in giro, della N13975, che è quella che garantisce l'idrorepellenza. Quindi addirittura potremmo usare dei camici che
non sono certificati. Ora, non fatelo, non fatelo e non fatelo. Prendete questa norma e usate camici certificati 13975, perché il lido repellenza adeguata ve la dà soltanto quel tipo di normativa. Quindi il camice, continuate a usare i camici che abbiamo usato da una vita fino ad oggi, che abbiamo visto in televisione a tutti coloro che lavoravano nei reparti Covid. Quindi niente di stratosferico, grazie al cielo. Va, vi ho detto che deve essere TNT, cambiato con prestazione. Ecco, quelli TTR possono utilizzati massimo 80 volte a 121 gradi. Abbiamo già detto, associati a tuta e cuffietta. La mascherina è un dispositivo medico, l'abbiamo visto nell'altro webinar, marchiato 14683, e oggi è consentito in deroga dall'Istituto Superiore di Sanità, col decreto Cura Italia del 24 aprile, di usare mascherine e prodotti in autocertificazione, a tutti tranne che a noi, e mi pare logico. E cioè, queste mascherine non possono essere usate in ambito sanitario. Perché? Perché non è certificata la protezione. Quelle in autocertificazione non possono garantirvi la protezione. Siccome la protezione della mascherina è testata in modo unidirezionale dall'azienda, però in realtà abbiamo già visto che è veramente bidirezionale, ma questo non può essere certificato da nessuna azienda perché l'azienda la certifica come espirato, comunque la mascherina deve essere in ogni caso una mascherina per uso sanitario. Quindi le nostre mascherine devono essere chirurgiche, certificate N14683, non abbiamo deroghe. E devono essere fatte in TNT da usarsi regolarmente sempre, tranne durante le procedure operative, dove invece andiamo a usare l'altra mascherina che è la FFP2, che è un dispositivo di protezione individuale, che di nuovo è stato certificato, deve essere senza valvola. Quindi la questione, mettiamo la mascherina FFP2, poi sopra mettiamo una seconda mascherina per proteggere, non serve. Però se la mascherina ovviamente l'FFP2 avesse una valvola, non va fatto. La mascherina FFP2 deve essere senza valvola. Punto. Chiusa ogni questione. L'INAIL ha consentito in deroga, dato che non si trovano mascherine marcate tutte CE, di usare anche mascherine che corrispondono ad altri standard internazionali, che sono la N95 negli Stati Uniti, la KN95 in Cina e vi dico anche la KF94 in Corea. Quindi questi tre, non l'ho scritto nella diapositiva, perdonatemi, l'ho trovata nel vecchio webinar, e questi tre standard sono perfettamente sovrapponibili e ovvio, non è certificato CE, non è che gli Stati Uniti si uccidono da soli usando mascherine sbagliate, quindi usate la sigla che trovate. E siccome è obbligatorio usare lo schermo, la mascherina può essere usata perché non può ricevere droplet diretto per l'intera giornata, comunque non oltre le 6 ore. Quindi la potete tenere o togliere e rimettere per un massimo di utilizzo di 6 ore, la stessa mascherina. Quindi, il paziente è uscito, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci siamo vestiti e svestiti come dovevamo farlo, abbiamo preso un'impronta, il riordino lo vediamo fra un attimo. Questa impronta come la dobbiamo trattare? Con uno spray o un bagno disinfettante per un minuto. È cambiato qualcosa rispetto a prima? No. Cioè, usiamo gli stessi disinfettanti per l'impronta che usavamo prima. Ovviamente, se usiamo l'ipoclorito, in questo caso forse meglio perché è il più potente e anche più veloce, ma va bene anche l'alcol. Attenzione che l'alcol può interagire con i polietri, per chi usa polietri. Quindi valutiamo un pochettino però che cosa l'ipoclorito, un bagno di un minuto non rovina niente, anche un'impronta in alginato. È preferibile comunque che le impronte non siano idrocolloidi, ma siano in silicone perché si disinfettano meglio. Le impronte con scarne a questo punto sono le migliori in assoluto perché riducono completamente il rischio di contaminazione crociata tra studi e laboratorio, quindi non c'è nessun contatto con lo scanner. Ricordatevi che la prescrizione scritta deve essere messa e imbustata a parte e oggi viene richiesto che venga indicato sulla prescrizione il pericolo di contagio e anche la disinfezione effettuata e con che cosa è stata effettuata. D'accordo? Il materiale di laboratorio che torna poi in studio deve essere a questo punto di nuovo o autoclavato, per esempio una metalloceramica va tranquillamente in autoclave, una dentiera non ci va, questa va disinfettata con le stesse sostanze che abbiamo visto sopra, ipoclorito, alcol a 70, perossido vuol dire di acqua ossigenata allo 0,5%. Tutto questo porta dei problemi abbastanza importanti, porta una dilatazione dei tempi operativi, per esempio. Tutto quello che abbiamo visto, vi ho lasciato, dicevo, sotto una vestizione di svestizione, il tempo che impiegava la dottoressa a farlo, che quindi già è allenata, un assistente impiega un po' più di tempo perché deve prendere degli automatismi, erano più di 2 minuti, uno per la vestizione, 2 minuti o 3 minuti, non mi ricordo bene, per la svestizione. Non sono pochi.
E quindi questo c'è una dilatazione di tutti i tempi operativi, dei tempi di appuntamento per limitare le presenze contemporanee ad attesa, dei tempi di riordino, la svestizione, la sanificazione, la sterilizzazione. C'è un aumento dei costi per la protezione del personale di studio e anche del paziente. I dispositivi di protezione sono aumentati sia di quantità, ne dobbiamo usare di più, sia di prezzo purtroppo. E questo non dipende da nessuno, dipende dal mercato, dipende da tutti, ma non possiamo farci niente. Sotto vi ho messo una piccola nota, nel mio studio sono necessari circa 40 camici e 10 FFP2 al giorno. Capite il peso economico che stiamo affrontando per lavorare secondo le indicazioni del Ministro della Salute. Non è una critica, non c'è molto da giudicarci, cioè, questo è, se vogliamo lavorare secondo le indicazioni delle linee guida e ottemperare la discussione dell'INAIL, non possiamo far altro che lavorare in questo modo. Ci sono soluzioni? Sì, per esempio, eseguire più prestazioni nella stessa seduta, che non solo permette di ridurre i costi orari e la quantità di moduli utilizzate, permette di ridurre il rischio. Che cosa vuol dire? Che io vedo quel paziente, magari deve fare 6 otturazioni, una volta, e lui per me è un rischio. Se lo vedo 6 volte per 6 otturazioni, moltiplico il rischio per 6, non c'è discussione. Quindi portate i vostri pazienti, anche più riluttanti, a fare prestazioni a quadranti. Ovvio, sono un blocco dell'ATM, potete anche non farcela, però comunque in generale cercate di ridurre le prestazioni. Usare la diga di gomma quando è possibile, e io vorrei che l'ANDI risottoponesse al Ministero l'uso della diga come prestazione senza aerosol, questo ridurrebbe il monouso. Perché? Perché l'aerosol che noi produciamo sotto diga è un aerosol in cui il virus non è praticamente presente, perché viene prodotto al di qua della diga, quindi è un aerosol privo di virus. Quindi potremmo utilizzare una vestizione più leggera, magari con mascherine chirurgiche senza FP2, con, sì, secondo me si può fare benissimo. Per cui, visto che il Ministero ascolta il Comitato Tecnico Scientifico, vorrei spingere il Comitato, l'ANDI, nel mio punto di vista, e il Comitato poi, a riportare la prestazione come sottodiga come prestazione senza aerosol. Rivalutare, per esempio, le procedure di protesi adesiva, che prevedono l'uso della diga, quindi comunque il rischio la battete moltissimo. Nel nostro studio usiamo l'odontoiatria digitale, lo scanner intraorale, abbiamo una produzione chairside. In questo momento la produzione chairside in studio, cioè il paziente entra, delitalizza il dente, per esempio, fa la ricostruzione, poi lo prepara per un inline, ovel, corona singola, quello che volete, la produciamo in studio e lo mandiamo via già con il dente finito, significa fare un chairside interessantissimo in questo caso, lo usiamo da anni, ma oggi più che mai gli vogliamo bene, ci porta ad avere una prestazione che, oltre a ridurre i costi, riduce tantissimo il rischio, e tra l'altro non c'è nessun passaggio con il laboratorio, quindi nessuna contaminazione associata con un'altra entità. La stessa importa con scanner, poi riduce moltissimo il rischio di colpi di tosse, che sono aerosol, pure peggio dell'aerosol della cromina, o con atti del paziente, tanto le impronte le conosciamo, e a questo punto sappiamo che è opportuno, per esempio, per medicare il paziente con farmaci antiemetici o atropino simili? È una domanda che faccio, è un'idea che mi balena per la mente, perché questo riduce tantissimo la possibilità del colpo di tosse o della produzione di saliva o del colpo di vomito nell'impronta tradizionale, e potrebbe essere un'idea che lancio lì e ognuno poi la pensa come vuole. Le igienisti? Bene, gli igienisti finalmente sanno che si possono vestire in modo normale, cioè camice, FFP2, cuffietta, schermo, fine. Cosa devono fare? Semplicemente cambiare il camice ogni paziente e non tenere il camice tutta la giornata, come sembrava che si potesse fare fino a qualche giorno fa. Il loro problema è comunque la grandissima produzione di aerosol. È consigliata, sempre dalle linee guida, una terapia manuale. Se va prodotto aerosol, l'aerosol a volte va prodotto anche perché spesso abbiamo pazienti che hanno quantità di tartaro così abbondante che è necessario pulire con uno strumento ultrasonico, altrimenti il distacco del tartaro non avviene, è faticosissimo per l'igienista, ecco, cercare di mantenere l'aerosol entro i 15 minuti di tempo. Ma si è già visto, abbiamo già detto l'altro webinar, che sotto i 15 minuti o dopo i 15 minuti cambia radicalmente il livello di esposizione, il livello di rischio del lavoratore. Gli ortodontisti, ecco, loro hanno una problematica un pochettino differente. Non parliamo del collaboratore, volevo parlare anche di questo, ma non ha molto senso. Il collaboratore di studio che fa conservativa, endodonzia o chirurgia continua a comportarsi come il dentista e come prima. L'ortodontista ha qualche piccolo problema in più e qualche
soluzione differente. Qual è il piccolo problema? Che normalmente le sedute ortodontiche sono abbastanza strette e abbastanza sequenziali, tempi molto rapidi, perché normalmente l'ortodontista cerca di fare più pazienti possibili per giornata lavorativa, in modo da non avere a fare molti viaggi. Quale può essere un consiglio? Alternare i tempi delle sedute. Perché? Perché se io devo sterilizzare lo strumentario di 10 bambini che hanno tutti quanti ortodonzia fissa con bracket e uso lo stesso strumentario, non ho molto tempo per la disinfezione e sterilizzazione, devo averne tantissimo. Ma se faccio un paziente con bracket, quello dopo con allineatori invisibili, quello dopo con un funzionale, poi di nuovo con il bracket, mi organizzo in modo da avere dei tempi di gestione del paziente differenti. E questo deve essere un lavoro di segreteria molto, molto difficile, molto grosso da portare avanti, ma va valutato. Un consiglio che posso dare è di valutare l'incremento delle terapie con gli allenatori, perché i controlli possono essere più distanziati nel tempo, non è necessario che siano mensili, possono essere anche bimestrali, trimestrali in casi più favorevoli. E ovviamente con meno rischi di aerosol, se si distacca un bracket è una prestazione con aerosol, non è un classico controllo. Il controllo di un allineatore è una produzione senza aerosol, non ho bisogno di avere una FFP2 o altro. E in questo caso, proprio gli ortodontisti, consiglio tantissimo l'impronta digitale e eventualmente la stampa 3D in certe situazioni, perché permette anche qui di spezzare il rapporto con il laboratorio, ma soprattutto con l'impronta digitale di non avere la contaminazione dell'impronta, tutto quello che può viaggiare in questo modo. Stabilito cosa fanno le diverse figure, e anche qui non sono più opinioni di nessuno, è scritto nelle linee guida, arriviamo al riordino. A questo punto l'assistente deve riordinare la stanza. In questo caso, l'avete già visto e lo ribadisco per quello che riguarda la reazione, e quindi togliamoci dalla testa in modo definitivo tutte quelle macchine di sanificazione, tutti quei processi di spruzzare i vestiti all'ingresso del paziente con la varichina, di arieggiare di portare d'azoto, l'ozono, scusate, ho sbagliato a dire, è quello che volete. Aprite la finestra 10-15 minuti. Tra una sessione di lavoro e la successiva va sempre aperta la finestra. E comunque, se la tenete anche aperta mentre lavorate, tanto vi guadagnato ancora una bella stagione, non è caldissimo. Quando arriva l'aria condizionata, chiudete la finestra, l'aprite per cambiare, e il condizionatore, ricordatelo, i filtri una volta a settimana. Bene, a questo punto il riordino ritorna nel processo di sterilizzazione che già dicevamo la volta scorsa, e qui voglio solo puntualizzare due cose, perché comincio un pochettino a suonare anche come tempo. Il processo di sterilizzazione è stato ripreso integralmente sulle linee guida dall'ISPES, e cioè il capitolo riordino delle linee guida è una frase, riprende ISPES 81-2008, fine. Riprendete le linee guida dell'ISPES, perché sono fatte veramente bene, peccato che non le abbiamo messe di più recenti, perché ogni volta che ci lavorano sono proposte sempre in modo molto intelligente, e questo garantisce, l'aspetto di queste linee guida garantisce la corretta sterilizzazione in ambito ambulatoriale. Ricordiamo che per sterilizzazione si intende la morte di qualunque microorganismo vivente in qualunque forma, comprese le spore, che sono particolarmente pestifere da uccidere. Questo è quello che abbiamo visto l'altra volta, cioè il flusso di lavoro di sterilizzazione, dalla raccolta al trasporto al bagno di decontaminazione, la pulizia, il confezionamento, la sterilizzazione in autoclave e lo stoccaggio. Tutto questo abbiamo già parlato, chi vuole rivedere il webinar precedente, se ha voglia di sopportare ancora la mia faccia, e rivediamo qual è il flusso di sterilizzazione. Qui soltanto due punti, un attimo, che io trovo importanti. Uno, l'ho già spiegato l'altra volta, il termodisinfettore. Il termodisinfettore fa due cose importanti, a prescindere dal miglioramento dei tempi di lavoro, ve li accelera, ve li migliora e vi migliora il risultato finale, cosa che comunque può essere ottenuta con una lavorazione manuale, protegge il dipendente. In questo momento tutti gli occhi sono puntati sul lavoratore. Come dico sempre, noi possiamo morire lavorando sull'orinito, ma se il dipendente si spezza un'unghia, siamo nei guai. Ecco, in questo caso il termodisinfettore per me è un qualche cosa che mi viene dal cuore proprio, e dico sì, se devo proteggere i miei dipendenti, di sicuro non compro l'ozono, di sicuro non compro nessun'altra macchina sanificatrice, è il momento di avere un termodisinfettore in studio. E oltre al termodisinfettore, l'altra cosa a cui tengo molto è questa, e cioè la tracciabilità. È una direttiva europea e è stata recepita in Italia da tempo. Ho già detto che
può anche valutarsi come non obbligatoria, ma io la raccomando tantissimo, veramente la raccomando tanto, perché la tracciabilità del prodotto proprio in questo momento, avendo l'etichetta messa sul comportamento del paziente, avendo l'etichetta che viene messa poi in stoccaggio, viene mantenuta in archivio, eccetera, permette alcune cose, quali? Intanto dà una sicurezza all'operatore e dà una sicurezza al paziente. E fa vedere anche in questo momento al paziente che cosa stiamo facendo per lui, dato che, volente o nolente, noi dovremo aumentare i nostri prezzi. Qualcuno pensa ad un contributo Covid, qualcuno pensa all'aumento delle terapie, delle tariffe, qualcuno pensa di assorbire nelle tariffe che già ha i costi collegati al Covid, se lo scordi, se qualcuno è in grado di fare i conti dei costi orari, di quello che costa il monouso oggi, è impossibile assorbire questi costi, impossibile. Se qualcuno lo vuole fare, lo faccia, ma poi si troverà in condizioni peggiori di quelle in cui la categoria si trova adesso con la ripartenza. E dall'altro lato è un elemento di prova, e cioè nel momento in cui c'è una controversia con chiunque, con l'INAIL in questo caso, perché abbiamo l'INAIL che comunque ci sta osservando con tanta attenzione, un po' troppa per i miei gusti, ecco, è un elemento probatorio decisamente a nostro favore. Quindi lo ritengo un qualche cosa che debba diventare una pratica routinaria nello studio, perché ancora tanti studi non hanno un sistema di tracciabilità, però io lo consiglio. In questo momento, mai come prima, dobbiamo proteggere, oltre che i nostri pazienti, i nostri dipendenti e anche noi stessi. La tracciabilità è quel sistema che permette la difesa di tutti, quindi è il sistema, tra virgolette, perfetto. Io terminerei qui, anche perché ho sforato i miei tempi, e quindi sono disponibile a tutte le domande che mi passano per la testa, spero solo di avere le risposte, perché nessuno ha tutte le risposte, quindi lascio la parola alla regia. Eccomi. Grazie, dottore. Il dottor Carloni ha la capacità di semplificare le cose un pochino più articolate, come quelle che ci sono in questo periodo, e io ho sempre tanto piacere ad ascoltarla, perché io non riuscirei mai a farla dentista, non riuscirei mai a lavorare nello studio dentistico, perché veramente è complesso. Lo era prima, adesso lo è ancora di più, e quando l'ascolto riesco veramente a tranquillizzarmi, riesce a darmi proprio una sensazione di serenità, e quindi grazie per questo contributo che dà a Euronda, e grazie per le spiegazioni che sono sempre molto dettagliate, precise e molto chiare, quindi grazie dottor Carloni. Io ho qualche domanda che è arrivata nel frattempo, che le leggerò. Allora, la domanda, la prima è stata da parte di Walter, che saluto. Ma i camici monouso, le linee guida li prevedono come dispositivo DPI e non presidio medico, o mi sbaglio? Nell'uno nell'altro, non sbagli. Cioè, la cosa meravigliosa di queste nuove linee guida è che non prevedono nulla. Ho un ritorno. Cioè, non specifica, mentre le linee guida nelle 9 di questa mattina imponevano che fosse un dispositivo di protezione individuale, camici, e questo era un enorme problema, perché i dispositivi di protezione individuale, camici, DPI, di terza categoria, forse voi azienda potete aiutarmi a saperlo meglio, ma non si trovano, è impossibile trovarli in commercio, sono tutti certificati come dispositivi medici e noi li abbiamo sempre usati come dispositivi medici, quindi avevano un tipo di certificazione, la 13795. Il precedente, quello di ieri, delle linee guida, le vecchie linee guida di ieri, prevedevano invece la 14126, questo era un problema immenso. Le nuove linee guida non prevedono né l'una né l'altra, non le nominano. Non nominandole, tecnicamente io potrei lavorare con questo camice e cambiarlo ogni paziente. Però mi viene chiesta l'idrorepellenza. Io posso dire che questo camice è idrorepellente? Non lo posso fare. Come faccio a dire che il camice è idrorepellente? Deve usare un camice che sia almeno dispositivo medico 13975. Ok, forse inverto i numeri ogni tanto, ma comunque mi seguite. Quindi un dispositivo medico certificato come sempre stato un dispositivo medico.
deve essere idrorepellente. Come posso dimostrare l'idrorepellenza se non ho almeno una certificazione? Quindi le linee guida sono state molto elastiche in questo caso, dandoci la possibilità di usare tanto, però ci hanno messo la clausolina dell'idrorepellenza. E attenzione, quella clausolina non è casuale, l'idrorepellenza la dobbiamo avere, la possiamo certificare soltanto avendo la N13795. Basta, non c'è altro modo. Ah, dimenticavo di dire, scusate, faccio una domanda. Questa certificazione è la stessa sia per i camici di TNT che per i TTR. Cioè, l'idrorepellenza è certificata dalla 13795. Come mi sono spiegato. E non è il camice certificato. Quella sigla certifica anche, tra le altre cose, l'idrorepellenza del camice. Quindi, comunque, anche il camice in TTR, oltre a quello in TNT, deve avere comunque la 13795. Bene, siamo contenti anche noi di questa semplificazione, perché dire che non si trovano proprio i camici non è corretto, nel senso che qualche camice si trova, ma chiaramente non è a sufficienza, cioè ce ne sono talmente pochi per la domanda che c'è in questo momento che veramente c'era una difficoltà oggettiva da parte di tutti. Quindi questa semplificazione con la specifica dell'idrorepellenza aiuta tutta la catena distributiva, le aziende che forniscono questo prodotto e soprattutto aiutano gli studi dentistici. Quindi passerei alla seconda domanda, che verte. La porta della sala operativa deve essere aperta o chiusa? L'apertura finestra porta genera una corrente d'aria. L'aerosol generato è infetto? Bella domanda. Allora, prima risposta. La porta può, non deve, può essere o aperta o chiusa. Non c'è nessuna differenza. E il ricambio d'aria addirittura potrebbe essere fatto attraverso le porte. Stiamo esagerando, ovviamente. Però proprio nelle linee guida questa cosa non è specificata. E nel punto in cui parla del ricambio di aria specifica di aprire porte e finestre. Quindi un conto è mentre lavoriamo, un conto è dopo aver lavorato. La mia idea, ma questa è la mia idea, quindi adesso sto interpretando le linee guida, non sto dicendo quelle con le linee guida, è di lavorare eventualmente con la finestra aperta ma la porta chiusa. Ok? L'aerosol che produco è in stanza. Poi, quando apro la finestra, posso anche aprire la porta e fare corrente. Il principio di diluizione è lo stesso. Tale quale. Io ho smesso di produrre aerosol. Quello che c'è in stanza lo diluisco. Come spiegato l'altra volta, è il fatto che entra nuova aria in stanza che diluisce l'aerosol, rendendolo così diluito da non essere più infettante. Ora, noi già produciamo un aerosol che non sappiamo se è infettante. L'abbiamo già detto l'altro webinar. Tuttora, l'aerosol contiene virus, ma è stato studiato in condizioni non odontoiatriche. Cioè è stato studiato l'aerosol che si è generato nei reparti COVID e che era in aria in reparti di terapia intensiva in cui si erano malati COVID. Quello è l'aerosol che è stato studiato ed è un tipo di aerosol. Ora, per analogia, il nostro aerosol sicuramente contiene virus, per come viene prodotto. Poi, che quel virus sia infettante, non lo sappiamo. Se ha una carica infettante sufficiente, non lo sappiamo. Il paziente ha fatto un triage, dovrebbe essere potenzialmente sano e non potenzialmente malato, quindi diluire quell'aerosol anche facendo corrente, secondo me, non causa nessun problema. E ho dimenticato invece la seconda domanda, era, scusa Silvia, quindi mi avevi chiesto se lavorare con le finestre aperte, non so se ho risposto, se è chiara la mia idea. Per me ha risposto a tutto, nel senso che la porta della sala operativa deve essere aperta o chiusa. Abbiamo risposto. L'apertura della finestra porta genera una corrente d'aria, l'aerosol generato è infetto, e anche qui mi sembra che la risposta sia stata infetto, e quindi comunque generando corrente diluiamo l'aerosol comunque sia. Bene. Abbiamo un'altra domanda e poi per in teoria abbiamo concluso per questa sera. No, mi dicono dalla regia che ce n'è un'altra ancora. Allora, le leggo la terza. Se l'assistente è anche segretaria, il paziente è povere donne, dottori, trattatemele bene, ste assistenti che gli fate fare tutti i lavori. Qui parlo da donna che
meglio che non dica altre cose, ma ste povere assistenti fanno di tutto, poverine, che le sfruttate un pochino, passatemi questo termine, alcune volte. Se l'assistente è anche segretaria, il paziente deve aspettare che l'assistente abbia fatto tutta la sanificazione della stanza prima di entrare in segreteria, vero? No, cioè non è specificato neanche questo, ma la logica direbbe: se l'assistente ha finito la prestazione, deve fare la svestizione, ok? Nel momento in cui ha fatto la svestizione, è pulita e quindi può entrare in segreteria ed essere vestita come segretaria, e cioè avere mascherina e guanti. Finito. Ha tolto tutto, si è svestita, va in segreteria. Quando ritorna in stanza si deve rivestire, ma è quello che dovrebbe comunque fare. Scusate, torna in stanza, riordina e poi si deve rivestire. Abbiamo una domanda sui camici che mi verrebbe da dare già io la risposta, ma ci siamo detti che lasciamo al dottor Calloni dare la risposta, perché vogliamo che sia un webinar utile e formativo, quindi io gliela leggo. Vista la carenza di camici, riutilizzarli dopo averli lasciati a decantare in una stanza per 3-4 giorni è sufficiente? Aiuto. Allora. Infatti ero un po' combattuta se leggermela oppure no, perché io devo dire che i camici sono monouso. Lo diciamo insieme, sono monouso. Ok, allora, perfetto. Capisco la domanda, capisco la domanda. E la risposta è molto complicata e la mettiamo lì, ma io non l'ho mai detta. E cioè, questo riprende quello che era stato uno degli studi sulle mascherine, sulle maschere facciali FFP2. Per poter continuare a utilizzarle, si diceva di lasciarle appese 3 giorni in modo che il filtro non si rovinasse e il Covid morisse, e poi di riutilizzarle. E qualcuno si è anche detto, facciamo lo stesso con i camici, li appendiamo, perché questa domanda l'ho già sentita almeno altre 300-400 volte, l'appendiamo, il Covid muore e poi lo riutilizziamo. Però attenti, la risposta è, non c'è solo il Covid su quel camice, c'è l'epatite B, c'è la legionella, l'HIV, il resto non è scomparso. Ogni tanto sembra che ce lo dimentichiamo. Quindi io non lo dico, non l'ho mai detto, ma al limite, se vuoi riutilizzare un camice monouso, sterilizzalo. Appenderlo proprio non va bene. Io nel dirle questa cosa, ricordiamoci che le autoclavi poi soggette a una sterilizzazione di prodotto che non dovrebbe essere sterilizzato, poi non lamentiamoci troppo se dovessero avere qualche disagio. Infatti dobbiamo essere molto attenti a quello che viene fatto, capendo la situazione, perché capiamo che siamo ancora nel periodo della pandemia. Quindi una cosa, eventualmente se trovate camici in TTR, quelli vanno in autoclave. Allora, se volete utilizzare il camice, è vero che il TTR è molto più costoso, è tanto più costoso rispetto al TNT, però si può riutilizzare fino a 80 volte certi tipi di camici, diciamo da 50 alle 80 volte, per cui magari un camice da 80 euro, 100 euro, lo utilizzate 80 volte e avete ammortizzato il costo. Ricordatevi che in quel costo ammortizzato non è vero, perché noi pensiamo che costi di meno, ma tra prendere il camice, trattarlo, perché poi va trattato perché è contaminato, lo dobbiamo rigirare con dei guanti, dobbiamo piegarlo in un certo modo, perché il TTR è poi voluminoso, va messo in autoclave, fa un ciclo d'autoclave che ha un costo, che occupa l'autoclave invece dello strumentario, mi rallenta le prestazioni operative. Valutate poi anche l'uso del TTR. Chi fa gestione di studio, nel nostro studio ce ne occupiamo abbastanza a fondo sulla gestione economica dello studio, vi direi che preferisco un camice monouso a un certo costo che un TTR da sterilizzare, perché l'impegno del costo orario, che è il vero costo dello studio, è il costo orario, l'impegno del costo orario è pesante. Se volete utilizzare i camici, prendete TTR. Un'altra domanda. Sopra il sopracamice possiamo mettere manicotti, telo in plastica per poter tenere il sopracamice per i pazienti successivi? Sì, è proprio previsto dalle linee guida. E cioè, se sul camice, allora comincia a diventare una restrizione un po' pesante,
però l'idea che quando ho visto le vostre mantelline, quelle nuove, sono impazzito perché mi piace moltissimo l'idea. L'idea di avere il camice, cioè avere questo camice, l'uniforme, il sovracamice in TNT, che comunque devo averlo, ok? Poi metto i manicotti e metto la mantellina, mi prolunga la vita del camice, ok? La domanda è però quanto la prolunga e quanto muoio sotto, perché nel frattempo c'ho anche la FFP2, la cuffia e lo schermo. Allora, io sono andato già in ipossia prima, adesso ci muoio direttamente sotto quello scafando. Per cui l'idea la devo provare, Silvia, quella mantellina me la devi far provare, perché ancora non l'ho vista neanche vendere. Però è un qualche cosa di pesante. Per cui sì, le linee guida lo prevedono, di usare manicotti e sovracamici impermeabili, non idrorepellenti, impermeabili, in questo caso è diverso, però si può fare. Bene, altre domande non ne vediamo, poi se ce n'è sfuggita qualcuna risponderemo in un secondo momento con un video oppure con un messaggio. Da parte di Uronda, dottor Carloni, purtroppo gli do del tu e quindi mi scappa il tu. Andiamo col tu, il bello della diretta, come sempre, ti ringraziamo. Ribadisco sempre a tutti che Uronda è un'azienda italiana, con produzione italiana, che è molto attenta al controllo delle infezioni e che ci stiamo veramente impegnando tanto, tantissimo, a cercare di trovare soluzioni in questo periodo che è difficilissimo per tutti. Capiamo la frustrazione, capiamo quello che sta succedendo, perché siamo coinvolti tanto quanto come voi, siamo nella stessa barca, come piace dire a me. Siamo confidenti che tutto quello che stiamo facendo e proponendo sia il meglio che in questo momento storico Uronda possa offrire al mercato dentale, e ci rivedremo presto, perché chiaramente al dottor Carloni dovrò chiedere un altro webinar, perché mi piace tanto, mi piacciono questi appuntamenti che sono dei momenti freschi, che semplificano. Quello che vuole dare Uronda sono proprio soluzioni, vuole semplificare, a volte anche a discapito dei nostri prodotti, ma ci interessa di più fare in modo che il mondo dentale sia più sereno, più tranquillo, e tutti insieme dobbiamo uscire da questa pandemia che ha colpito violentemente tutti, e tutti insieme dobbiamo uscirne più forti di prima. Grazie dottor Carloni, da parte di Uronda, da parte della direzione, da parte di tutto il team, e grazie ancora, e ci rivediamo presto. Buona serata a tutti. A tutti, buona serata.